Buongiorno a tutti e benvenuti al TG dei ragazzi. Iniziamo subito con una notizia interessante. Il 112 è il numero da fare in caso di emergenza. Ma come funziona? Le chiamate provenienti da Bergamo arrivano alla centrale di risposta a Varese, che poi contatta le forze dell'ordine o gli operatori sanitari. Il problema è che il 40% circa delle chiamate non sono vere emergenze. C'è anche chi chiama per avere informazioni sul passaporto o sulle bollette. Le ferrovie hanno iniziato la ristrutturazione della stazione di Albano Sant'Alessandro. Gli spazi, una volta sistemati, saranno ceduti al comune, che li utilizzerà come sede della protezione civile e per associazione di volontariato. Ecco l'intervista al sindaco di Albano, Maurizio Donisi. Ci occuperemo di aprire e chiudere la sala per l'attesa dei passeggeri. E in cambio loro per 8 anni ci daranno in comodato d'uso il locale, insomma, e quasi sicuramente metteremo la protezione civile e qualche associazione di volontariato che occupa di sicurezza. In questo modo avremo anche un controllo importante del luogo. Ora raccontiamo una bella storia di collaborazione con gli animali. Il piccolo Lorenzo ha un cane molto speciale di nome Red. Lorenzo ha il diabete di tipo 1 e Red lo aiuta a riconoscere quando ha una carenza di glicemia. Il 2019 di Civitate al piano sarà l'anno delle piste ciclabili. Sono già stati investiti 250.000 euro e nel progetto sono coinvolti 13 comuni. Tantissimi percorsi ciclabili con i paesi vicino e sarà anche possibile pensare in bicicletta. Sotto la ferrovia di Civitate Calcio. Adesso vediamo come sta cambiando la zona della Malpensata. La nuova rotonda ha già modificato la viabilità della zona. Sono scomparsi i semafori che regolavano la circolazione da via Gavaseni, Carnovali e via Don Bosco. Tra le tante modifiche alla realizzazione di un nuovo parcheggio e in l'addobbo della banco. Il judo è uno sport molto amato nella nostra provincia. Alla prima gara del centro sportivo Italia che si tiene come ogni anno a Causco, hanno partecipato 59 atleti, 70 in più dell'anno scorso. Ben 42 le società partecipanti, guardiamo le immagini delle gare a cui hanno partecipato anche tanti bambini. Ora raccontiamo una bella storia di integrazione. 30 ricci e danti asilo residente a Bergamo hanno deciso di ricambiare l'ospitalità Ripule
Andando e imbiancando la scuola Donadoni. I migranti hanno consegnato simbolicamente la scuola messa a nuovo ai professori e agli alunni, ricevendo il ringraziamento anche del sindaco Giorgio Gori. Bergamo è la quinta città in Italia per numero di multe. Da una ricerca è emerso che nel biennio 2017-2018 ogni cittadino ha pagato in media 74.950 euro di multe, per un totale di oltre 7 milioni e mezzo di euro all'anno. Beh, in Italia le città che hanno incassato di più sono Milano, Firenze, Bolognola e Brescia. Ecco il servizio. Dalla classe quarta A del villaggio Santa Maria di Ponte San Pietro è tutto. Vi ringraziamo e restituiamo la linea allo studio.